Un caro saluto a tutti e bentrovati a questo nuovo podcast della serie Senza peli sulla lingua. Che rapporto esiste tra l'uomo e l'universo che lo ospita? Ogni organismo vivente ne ospita altri al suo interno. Questo non solo è risaputo, ma è fondamentale alla comprensione. Anche l'uomo. Ma qual è il ruolo dell'essere umano all'interno del grande organismo universo? Partiamo innanzitutto col dire che sono veramente pochi quelli che si fanno domande come queste, ma la colpa non è loro. Conosciamo bene quali sono i meccanismi della manipolazione sociale che riempiono le menti di spazzatura, proprio per impedire pensieri elevati, che portano a farsi domande cruciali, che a loro volta porterebbero a trovare delle risposte pericolose per il sistema. Quindi in questo podcast parleremo di questo, con l'intento di iniziare un argomento molto affascinante sviscerarne alcuni contenuti e invitare come sempre tutti all'approfondimento. Che cos'è un organismo vivente? Di cosa necessita per poter vivere? Come interagisce o interviene l'uomo negli infiniti spazi universali? Per rispondere a queste domande dovremmo riportare trattati scientifici quantistici infiniti, ma purtroppo il tempo a disposizione non ce lo consente. Ecco perché si invita all'approfondimento però dei concetti molto chiari si possono tranquillamente esporre, ed è quello che andiamo a fare. Quindi, se un organismo vivente per essere considerato tale ne deve ospitare altri al suo interno, l'esempio più classico che possiamo portare è quello del corpo umano e delle cellule che lo compongono, tenendo presente che anche le cellule sono a loro volta composte da altri organismi viventi, e via discorrendo. Quando si parla di organismi viventi, però si deve sempre considerare il fatto che si sta facendo riferimento a qualcosa che è dotato di un'intelligenza propria e specifica, atta a fornire loro le modalità per poter svolgere la loro funzione alla perfezione. Quando si dice che la perfezione non esiste, si dimentica che tutto ciò che è natura è perfezione e ogni organismo vivente è natura. Di conseguenza, se non viene alterato nella composizione e nel comportamento, è anch'esso perfezione. E il problema è proprio questo, che non deve subire alterazioni esterne, altrimenti tutto il discorso cade. E purtroppo, per quanto riguarda l'uomo, è proprio quello che accade regolarmente. Il percorso di vita di una cellula è scandito da un'eccezionale consapevolezza che fa in modo che conduca la sua esistenza compiendo tutto ciò che è necessario perché sia sempre sana e rigogliosa. E questo fa in modo che Insieme a tutte le altre che compongono l'organismo che le ospita, lo stesso segue gli stessi canoni di perfetta sanità. La vita di una cellula umana è di circa sette anni. Infatti, ogni volta che trascorre questo periodo e la rigenerazione cellulare si compie, l'organismo ospitante è totalmente rigenerato a sua volta. Si tratta di un ingranaggio perfetto in cui tutti i suoi componenti lavorano impeccabilmente per garantire il funzionamento e la stabilità nel tempo. Abbiamo parlato di alterazioni esterne, quindi di tutto ciò che interviene su questo meccanismo e lo corrompe, fino a comprometterne non solo la perfezione del suo funzionamento, ma il suo funzionamento stesso. Dunque, a questo punto, ci dobbiamo chiedere che cosa può essere che possa far ammalare le cellule e quindi impedirne la sanità necessaria, specchio dell'organismo che le ospita. Perché questo è chiaro, insane le cellule, insano il corpo da esse composto. E qui si aprono scenari infiniti e saremmo costretti a elencare, come già altre volte abbiamo fatto, tutte le follie del genere umano che fanno in modo che, partendo dall'alimentazione e finendo con un abuso di farmaci, considerato la normalità, creano uno stile di vita insano non solo per l'uomo, ma per tutto l'ambiente che lo circonda e lo ospita. Il tempo non ci consente di farlo, ma non lo faremo soprattutto perché i concetti da esporre sono più concentrati su altri aspetti. Quello che è necessario comprendere in merito all'interazione dell'uomo con l'organismo universo è che essendo lui stesso una cellula che lo compone, se a sua volta è composto da cellule malate, lo destabilizza ammalandolo a sua volta. Quindi, per come sono strutturati gli stili di vita malsani indotti e condotti dalle cellule componenti l'organismo universo, queste sono da considerarsi il suo cancro, qualcosa da estirpare per poterne garantire la sanità. Ed esattamente come farebbe l'organismo umano se gli fosse concesso, invece che bombardarlo di sostanze chimiche ulteriormente intossicanti dette farmaci, anche l'organismo universo è in grado di autoguarirsi. Infatti, attraverso la natura, fa in modo che questo, con il tempo, avvenga, e lo possiamo notare osservando la natura stessa e il suo comportamento, quando decide di ribellarsi alle violenze che il genere umano le infligge. Inutile dire che parlando di universo si sta parlando anche del nostro pianeta, per cui valgono le stesse considerazioni. Quindi il genere umano, così come si presenta adesso, è un organismo malato, che se non procede con una propria autoguarigione, subirà quella più maestosa e ineluttabile dell'organismo che lo ospita. Alcuni cenni di fisica e meccanica quantistica ci possono aiutare a comprendere molto di più di tutto ciò. Ma in questo caso parliamo veramente solo di piccoli cenni, perché tale materia, essendo a tutti gli effetti una scienza, è davvero sconfinata, oltre che molto complicata sia da comprendere che da spiegare, per i non addetti o per i poco addetti, diciamo così. Allora si parla di quanti, ovvero quella dimensione in cui tutto è energia e gli organismi viventi ancora non si scindono, perché i quanti devono prima unirsi tra loro per formare tali organismi che poi avranno questa peculiarità. Vari esperimenti hanno dimostrato come, partendo dai quanti, si possa capire come si può sviluppare una malattia a livello cellulare, osservando i loro comportamenti quando sottoposti a diverse tipologie di sollecitazioni energetiche. Uno di questi ha evidenziato come delle semplici vibrazioni possano modificare l'aspetto dei quanti, a seconda che siano positive o negative, agendo su della semplice acqua. Per non dilungarci troppo su questo esperimento e per poter esaurire l'argomento, vi rimandiamo al link presente in descrizione dove potete consultarne i dettagli in tutta tranquillità. Ciò che se ne deduce è che se della semplice acqua ha modificato il suo aspetto da sano a malato, vibrando alla stessa frequenza di quella sollecitazione negativa, possiamo immaginare cosa succede a livello quantistico quando ci alimentiamo di sostanze contenenti parti di esseri viventi che per tutta la loro vita sono stati sottoposti a brutalità, sofferenza, sfruttamento e morte atroce, tutte caratteristiche conservate e presenti a livello quantistico nelle sue parti, anche se l'essere vivente in questione non è più in vita. Inoltre, passando a un altro aspetto della cosa, tutto ciò che è energia influisce sui quanti, quindi anche i pensieri, che sono energia a tutti gli effetti, sono un qualcosa che viene immesso nell'universo e che vibrando alla stessa frequenza della loro natura, positiva o negativa, possono modificarne la struttura energetica, generando situazioni e coincidenze che producono fatti veri e propri. Quindi c'è un ritorno energetico anche effettuando semplici pensieri, che assumerà forme positive o negative seguendo la partenza dei flussi dalla loro generazione. È quello che si chiama tutto, e che è connesso inevitabilmente a tutto. Tutto è connesso a tutto. E tutte le cellule facendo parte di un unico organismo è inevitabile che siano interconnesse, per cui il bene o il male fatto a una sola di queste non solo si ripercuote su tutte le altre, ma anche sul tutto, modificandone la struttura energetica. E questo è un altro motivo per cui non si dovrebbe mai fare del male a nessun essere vivente, perché è come farlo a se stessi. Purtroppo l'uomo è ancora molto lontano da consapevolezze come queste. Si può solo sperare che il tempo faccia la sua parte. Per quanto riguarda la natura non c'è da preoccuparsi, lei vince sempre, anche portando il suo cancro ad autodistruggersi. E questo ci ricorda qualcosa. Questo è Senza Peli sulla Lingua, io sono Pasquale Kovacic. Vi ringrazio per l'ascolto, vi rinnovo il mio caro saluto e vi do appuntamento al prossimo podcast.